Risottino alla carbonara con i tuorli marinati. Con il culo dell'uovo prepara la base per il tuorlo. Copri di sale e zucchero, dopodiché tu sciacqui tutto sotto l'acqua dopo una settimana. Ma dai, belli duri, oh! Pronti per essere grattugiati, ma prima facciamo il guanciale. Prendi un bel pezzo di guanciale, gli levi la buccia e lo fai a cubetti. Come se fosse una carbonara, tu lo metti a sudare in padella senza grassi. Perché ovviamente con il grasso che tira fuori il guanciale noi ci andiamo a tostare il riso. Mettiamo il guanciale ad asciugare in un foglio di carta. Iniziamo la tostatura del riso carnaroli. Dopodiché portiamo a cottura con brodo vegetale o acqua. Mi raccomando, salalo poco, perché alla fine si manteca un burro ghiacciato e peperino romano. Andiamo a manteca, via. E qui dopo anni e anni di manole, guarda che braccio, ti vuole il tricipiti qui, oh. Per un risultato davvero al top. Risotto super cremoso, guanciale croccante, tuorlo marinato.